Immaginate stasera di essere a Parigi. Immaginate di essere a Parigi nell'anno 1910. A quel tempo Modigliani era nel pieno del suo fervore creativo, anche se non aveva ancora elaborato quello stile inconfondibile che lo avrebbe reso immortale. Era molto concentrato sulla scultura allora. Io, Anna Andreevna Akhmatova, la strega russa, come mi chiamavano, avevo appena 20 anni, quando, in viaggio di nozze con mio marito Gumilyov, il poeta, a Parigi, pensate voi la coincidenza, al caffè parigino chiamato La Rotonde, incontrai Modigliani. Casualmente si incrociarono i nostri sguardi. E Modigliani era diverso. Era diverso da chiunque altro al mondo. Era come se tutto il divino in Modigliani sfolgorasse attraverso un'ombra. Le rose. Come scriverò nel mio libro Le rose di Modigliani? Un giorno, mi ricordo che forse ci eravamo male accordati, mi recai a casa di Modigliani e non lo trovai. Aspettai qualche minuto e la finestra del suo studio sopra il portone era aperta, ma il portone era chiuso a chiave, perciò non potevo entrare. Allora, non sapendo che fare, mi venne l'idea di lanciare uno ad uno i fiori nella finestra. Aspettai un altro po' e poi me ne andai. Quando ci rincontrammo, Modigliani espresse il suo stupore, come avevo fatto ad entrare senza le chiavi. Io gli spiegai com'era andata e lui, mi ricordo, mi disse: Anna, non è possibile, le rose erano sparse a terra così bene. Tre anni dopo scriverò questa poesia intitolata La passeggiata. Permettetemi di leggerla nella versione italiana e nella versione russa, nella lingua con cui per prima l'ho pensata. La piuma urtò il tetto del calesse. Io lo guardai negli occhi. Il cuore si struggeva, non sapendo neanche la causa della pena. Sera senza vento, avvinta di tristezza, sotto l'arco del cielo nuvoloso, il Bois de Boulogne pareva tracciato a china in un album antico. Aroma di benzina e di lilla, una guardinga quiete. Di nuovo egli toccò le mie ginocchia con la mano che quasi non tremava. Piero zadielovi archiekipaja, я поглядела в глаза его. Томило сердце, не зная даже причины горя своего. Безветрен вечер и грусти скован под сводом облачных небес и словно тушью нарисован в альбоме старом Булонский лес. Бензина запах и сирени, насторожившийся спокой. Он снова тронул мои колени. Почти
не дрогнувший рукой. Buonasera a tutti, benvenuti alla 66esima edizione del Premio Rotonda. 100 rose per simboleggiare l'amore per la vita, 100 rose per simboleggiare l'amore dell'arte. È con questo che stasera abbiamo voluto rendere omaggio a due grandi livornesi, a Pietro Mascagni e ad Amedeo Modigliani, e prossimamente
per, diciamo, per il quale prossimamente celebreremo il centenario della scomparsa il 24 gennaio del 2020. E quindi un modello d'arte così riconosciuto a livello mondiale, tutt'oggi presente in tutti gli artisti che partecipano a questa competizione, ci sembrava appunto il minimo dare questo tipo di omaggio, con 100 rose anche date in dono alle gentili signore presenti. Per fare questo abbiamo avuto bisogno della grandissima collaborazione di più soggetti, è quello che sta caratterizzando e caratterizzerà il premio Rotonda del 2019, il premio Rotonda Mario Borgiotti, dal suo ideatore in quella lontana estate, agosto del 52, che poi diede modo a, diciamo, di iniziare la nostra manifestazione l'anno successivo, e che, diciamo, per cui è stata possibile grazie all'intervento di una serie di persone che io stasera voglio ringraziare anche mano a mano, chiamandole sul palco. In particolare le ultime, ma non ultime, sono state le damigelle, che vorrei appunto, come dicevo, sul palco, e le chiamo nome per nome: Florinda, Emma, Rebecca, un applauso di incoraggiamento, Giulia, Luna, Viola e Mina. Poi vorrei qui sopra Carlotta Pardini, che le ha coordinate, che non è nuova comunque al premio Rotonda, perché comunque qualche stagione di gestione sulle spalle ce l'ha anche lei, oltre che essere chiaramente una valente pittrice, quello è il minimo per tutti quelli che bazzicano il premio Rotonda. Questa bravissima attrice che è Claudia Valeria Cipolli, rinnoviamole l'applauso e l'apprezzamento, che ha interpretato appunto la lanciatrice di rose, Anna Akhmatova. Ma in quel lancio di rose c'era tanto il desiderio di trovare l'amato, ma c'era soprattutto l'aver trovato un punto, un fulcro, un'aspirazione così vicina quanto lontana. Il corpo di ballo, la coreografa Elisa Paini, a cui facciamo un grande applauso, gli interpreti Pauline Manfredi e Armir Montemaggi, che vedete già sul palcoscenico, e naturalmente anche i nostri colleghi, i nostri collaboratori, quelli che stanno soffrendo insieme a noi, che vorrei sul palco, i rappresentanti delle associazioni Reset, Toscana Arte e Roarte. Chi vuole venire, venga sopra il palco. Claudio Calvetti, vieni. Antonio Cristiano, il nostro socio onorario, Maurizio Pupilli, Biagio Chiesi, e chi si sente venga pure, anche se vuoi venire Monica Piacentino, che stai facendo questo stage con noi, che documenterà passo dopo passo il tutto, e naturalmente la gestione dello chalet della Rotonda, che gentilmente ci ospita e ci ospiterà per tutte le serate delle prossime iniziative ed eventi che si svolgeranno appunto su questo palco. Con questo io ringrazierei ancora tutti voi, soprattutto mi raccomando, affollate numerosi gli stand degli artisti che vi aspettano a braccia aperte per illustrarvi le loro ultime fatiche, e ancora vi ricordo, arriviamo veramente compatti e con grande convinzione al gennaio 2020, quando celebreremo questo grande pittore, il mostro sacro della pittura mondiale, che è Amedeo Modigliani, e che nella sua gioventù sfiorita troppo presto ci ha lasciato un patrimonio troppo grande per essere dimenticato. Grazie ancora e buona serata a tutti.